Nuovo workout, 15 minuti, 15, 3 movimenti, 1 minuto a movimento, massime ripetizioni possibili. Warm up di oggi, abbiamo 3 set di 10 good morning, poi andremo a terra, abbiamo 10 mountain climbers e per concludere 5 warm walk. Il workout è un 4 max reps, quindi vuol dire che lo score di oggi sarà dato dal numero complessivo di ripetizioni che riusciremo a fare nell'arco di tempo previsto di 3 movimenti diversi. Abbiamo da fare 5 set di che cosa? Un minuto di max rep, quindi di deadlift, che sarebbe 80 kg per l'uomo e 50 per le fanciulle. Un minuto intero, 60 secondi di fila. Finiti quei 60 secondi, passiamo al secondo movimento, di nuovo per un minuto, e sono push-up, quindi piegamenti sulle braccia, non flessioni, piegamenti. Dopodiché abbiamo un minuto di toes to bar. Questi 3 minuti li andiamo a ripetere per 5 volte per un totale di 15 minuti. Mi raccomando, non vi preoccupate se non ho il bilanciere, non arrivo a 80 kg, non ho la sbarra per fare i toes to bar, perché se andate a leggere in descrizione, sotto potete andare a leggere le 3 modalità di allenamento. Ogni giorno le avete tutte e 3, cioè full equipment, cioè se avete a casa praticamente un box, home equipment, cioè se avete a casa una kettlebell oppure un dumbbell ma non c'è una sbarra, non potete correre, eccetera eccetera, oppure no equipment, cioè non ho niente, oppure sono via per lavoro e posso allenarmi solo a corpo libero, c'è la versione anche solo ed esclusivamente a corpo libero. E torniamo a noi, per quanto riguarda il cash out, andiamo a fare deadlift hold, cioè con i chili che abbiamo utilizzato all'interno del workout facciamo un deadlift, rimaniamo dritti in piedi, completamente attivi il maggior tempo possibile. E per concludere, mi raccomando, seguiteci su tutti i nostri canali social, che sono Instagram, Facebook e il canale YouTube. Primo movimento del workout, good morning, quindi pieghiamo leggermente le gambe, mandiamo indietro l'anca, scendiamo con l'addome mantenendo la schiena dritta fino ad arrivare ad avere l'addome parallelo al pavimento. Da qua attiviamo i glutei, stendiamo le gambe e ritorniamo dritti in piedi. Secondo movimento mountain climbers, quindi ci corichiamo a terra, mani sotto le spalle, andiamo in plank, portiamo un ginocchio al petto e andiamo ad alternare per 10 volte le ginocchia al petto mantenendo l'attivazione delle spalle, delle scapole e le braccia belle tese. Dopodiché ci mettiamo in piedi, divarichiamo un pochino le gambe, facciamo dei warm walk, quindi tenendo le gambe tese, andiamo con le mani a terra, gattoniamo, andiamo in avanzamento con le mani, facciamo un push up e poi di nuovo torniamo indietro e ritorniamo dritti in piedi. Di nuovo appoggio le mani a terra, avanzo, eseguo un push up mantenendo il corpo teso e ritorno su. Conclusa la parte del warm up, passiamo ai movimenti del workout. Il primo movimento è il deadlift, quindi lo stacco da terra. Prendiamo il nostro bilanciere, lo portiamo vicino alle tibie, spalla un pochino più avanti del bilanciere, schiena dritta, collo neutro, quindi collo inclinato come la schiena, spingiamo con le gambe per staccare il bilanciere da terra e portarlo alle anche, quindi stendiamo le gambe, attiviamo i glutei e ci troviamo dritti in piedi, dopodiché ritorniamo a terra. E questo è il primo movimento. Il secondo movimento sono i push up, quindi i piegamenti sulle braccia. Ci corichiamo a terra, mani sotto le spalle, la posizione più o meno è quella di prima che abbiamo utilizzato in partenza per i mountain climbers, ci spingiamo via da terra tenendo tutto il corpo teso e poi ritorniamo a terra col petto e le cosce che toccano il pavimento mantenendo i gomiti sempre ben vicini al corpo. Il terzo movimento, ci serve la sbarra, sono i toes to bar, quindi ci appendiamo, mani un pochino più larghe delle spalle, eseguiamo uno swing, quindi hollow in Superman, dopodiché ginocchia al petto e scalciamo a pie pari la sbarra. Possiamo andare a scalare il movimento con dei knee to chest, quindi le ginocchia che arrivano al petto senza andare a portare i piedi a contatto con la sbarra. Conclusi questi 3 movimenti, come cash out abbiamo deadlift hold as long as possible, stesso peso che abbiamo utilizzato nel workout, teniamo il bilanciere in mano in questa posizione per il maggior tempo possibile.